Siamo con Marco Chiesa. Marco, quant'era importante questa partita, anche visto la classifica? Era una partita fondamentale per rimanere nella parte alta della classifica. Abbiamo fatto veramente un'ottima gara. Dopo il secondo set, dove siamo stati un po' calanti, siamo stati bravi a recuperare il terzo set. Veramente una vittoria di squadra per la classifica era fondamentale. Quindi sono molto contento, perché nonostante le difficoltà durante la settimana abbiamo lavorato bene, quindi sono molto contento. Il terzo statico Davide Triolo non conosce la sconfitta. Era importante riprendersi dopo 5 vittorie consecutive e dopo la brutta sconfitta, che poi tanto brutta non è stata, perché è stata una partita combattutissima contro l'Aquila Bronte. Quindi questo terzo statico è l'uomo in più, lo diciamo ogni partita. Sì, lo possiamo dire forte, è l'uomo in più. Finora abbiamo disputato 5 partite in casa, solo vittorie, una al tiebreak arrivata col Fiume Freddo 3-2. Come ha detto tu, era una partita importantissima, perché la Lamezia è una signora squadra, da tantissimi anni sempre al vertice, gioca per i playoff. Veniva da una partita importantissima vinta in rimonta in casa contro l'Aquila Bronte e veniva qui per fare punti. Noi sapevamo l'importanza della partita, abbiamo lavorato benissimo in settimana e siamo contenti di aver preso i 3 punti in palio. Siamo qui con il coach Mirko Peluso e con il direttore sportivo Salvo Trombetta. Come ho detto anche con il numero 12 della Paumar, Germano, il terzo statico non conosce sconfitta. Dopo una brutta sconfitta contro l'Aquila Bronte, che poi tanto brutta non è stata, perché è stata una partita combattutissima, era importante portare a casa questo punto per consolidare il terzo posto in classifica. Allora sì, intanto ha fatto un enorme applauso ancora una volta al pubblico, perché ci ha sostenuto soprattutto negli ultimi punti, è stato una bolgia, era veramente difficile giocare qui per gli avversari. Sapevamo della difficoltà della partita e soprattutto dell'importanza della partita. Una classifica molto corta e con questa vittoria, se non mi sbaglio, ci proiettiamo al secondo posto. Però sappiamo comunque sia che il campionato ancora è lungo e ci sono squadre veramente attrezzate, quindi per noi è importante andare passo dopo passo, lavorare ogni settimana in palestra come stiamo facendo, e alla fine tireremo le somme. Siamo con il direttore sportivo Salvo Trombetta. Un tratto che contraddistingue questa squadra è sicuramente l'unione, il rapporto che c'è tra i giocatori, e non si molla mai un centimetro. Hai detto benissimo, però oggi voglio sottolineare un altro aspetto. È vero che siamo un bel gruppo, lo diciamo da inizio anno, e questo è merito dal presidente, che oggi non c'è perché fuori non è qui presente, però da lui allo staff tecnico e ai ragazzi. Però oggi c'è una caratteristica che voglio sottolineare, che è il carattere. Questa squadra è stata sempre etichettata come un bel gruppo, la sorpresa, ma questa è stata una prova di carattere. Vincere contro una corazzata di questa, con un Palmeri che è tornato e ci ha fatto vedere che è tornato il Palmeri quasi quello che conosciamo. Oggi era importante vincere e vincere di carattere. Ci sono stati cartellini, ma questo è lo sport, poi fuori dal campo siamo tutti amici, però oggi è stata una vittoria di carattere. Il gruppo lo sappiamo che c'è, abbiamo trovato il carattere.